information about the beneficial uses of atomic energy knows no national boundaries. Ma The Repairman è sicuramente un film ispirato da fatti reali, fatti che sono successi sia a me sia a Francesco, con cui abbiamo scritto questo lungometraggio. Quindi si può dire che è una storia autobiografica su due persone, è un po' l'autobiografia della sintesi di due persone che ovviamente hanno delle vite molto diverse, anche perché lui vive nella provincia italiana e io vivo a Londra, e quindi essendo una sintesi di persone molto diverse tende a prendere soltanto le caratteristiche comuni, che sono comunque poche, ma le porta all'esasperazione, no? Alla ricerca sempre di un'ironia che viene fuori dal contrasto fra queste caratteristiche molto esagerate e le caratteristiche di persone diametralmente opposte, soprattutto non tanto come carattere quanto come intento, come ambizione, come tipo di felicità che vogliono raggiungere nella loro vita. Il titolo è The Repairman, è in inglese perché vabbè, il film nasce in Inghilterra, viene poi girato in Italia, in italiano, è comunque una coproduzione fra due società, una inglese e una italiana, e andava cercato un titolo inglese che abbiamo trovato molto più in fretta del titolo italiano. E siccome poi del titolo The Repairman non ci convinceva totalmente una traduzione letterale italiana, per adesso nel circuito festival l'abbiamo tenuto così e probabilmente continueremo ancora, perché per quanto sia magari non facilissimo da pronunciare ha un grande impatto visivo quando la gente lo legge e pare che si ricordi bene. Sì, a me piaceva inserire il concetto della riparazione nel titolo, quindi mi sembrava connotarlo di più. Proprio è importante secondo me il lavoro che fa, non in quanto riparatore di macchina che fa, ma è un lavoro in qualche modo particolare, un lavoro non consueto, un lavoro che lui fa da casa, quindi senza uscire, isolandosi un po' dal resto della società, che fa delle persone che si occupano di lavori più istituzionali, più consueti, più normali, più adatti forse ai tempi che viviamo. The Repairman è un film molto indipendente perché ce lo siamo autofinanziati e ho potuto, grazie a questo, portarlo avanti in maniera molto coerente alle mie idee, alla storia. Quando hai un personaggio che vive con ritmi diversi da quelli dei tempi d'oggi, un personaggio inserito in un contesto di provincia, una provincia che sta accelerando, e un personaggio che non accetta questo cambio di ritmo, ho pensato che anche, ma non ho neanche pensato, forse proprio inconsciamente, quando immagini la regia ti viene da adattare un certo ritmo al carattere del personaggio, e quindi per coerenza anche il film che io ho definito una commedia dilatata in alcuni frangenti cerca di seguire il ritmo di questo personaggio, che poi viene preso anche da disavventure, quindi in alcuni momenti si accelera parecchio, in altri, quando poi la situazione si fa più concentrata sui suoi pensieri, e ho cercato appunto di dilatare i tempi senza dimenticarmi mai però dell'ironia, di un occhio, di uno sguardo umoristico sulle cose che lui sta facendo e pensando in quel momento. E credo che ci sia il modo di fare commedia anche dilatando i tempi e lasciando che lo spettatore si accorga piano piano e non di colpo di qualcosa di divertente che si può trovare nell'immagine. È chiaro che devi avere la convinzione che nell'essere diverso vieni apprezzato proprio per questo. Credo che sia un film che gioca a rovescio, nel senso, alcuni rapporti che vengono mostrati in maniera più caricaturale, più colorata, rapporti anche di coppia, e che sembrano essere proprio per questo motivo più allegri, più pimpanti, più pieni di energia. Chi lo sa poi se siano i rapporti più veri, più profondi. Il rapporto fra i due protagonisti, Scanio e Elena, è invece mostrato con sottrazione, facendo vedere quasi il meno possibile, perché fondamentalmente è basato su aspetti non così visibili forse. E il fatto che poi è un po' il succo del film: spesso noi uomini siamo in una relazione e ci facciamo prendere da, pensiamo che la relazione sia assodata,
e in questo essere assodata poi ci si concentra, si dice questo è a posto e ci si concentra su altri aspetti, trascurando il fatto che invece una relazione la devi coltivare giorno per giorno. E forse proprio per questo che non è mostrato il loro rapporto in maniera così vivace, perché il protagonista se ne sta un po' dimenticando del rapporto. Elena è una ragazza inglese che viene a vivere in Italia e che appartiene già di per sé al mondo, non dico degli affari, comunque ha un lavoro molto più normale, è molto più affermata. Mentre Scanio, insomma, di per sé tu potresti pensare che dici, ma perché lei è attratta da uno così? In realtà, arrivando, non conoscendo nessuno, vedendo come sono poi gli amici di lui, che hanno una vita lavorativa più simile a quella di Elena, ma un carattere probabilmente molto diverso, vedendo proprio che lei si affeziona poi a Scanio, capisci che il suo carattere, che i due caratteri forse sono più vicini di quanto non faccia pensare la loro professione. È chiaro che però quando poi, questo può essere una ragione di un'infatuazione, quando poi ti trovi a vivere insieme, credo che anche la praticità, il fatto di avere delle vite diverse proprio nei ritmi, nelle attenzioni quotidiane, poi possa prevalere anche sui sentimenti. Il film l'abbiamo ambientato nella provincia italiana, pur considerando il fatto che io abito nella più grande metropoli europea, quella che tanti definiscono la capitale del mondo in questo momento per la modernità, per i livelli di sviluppo a cui si è arrivati, soprattutto negli ultimi 5-10 anni da quando io sono arrivato su. Abbiamo deciso di ambientarlo nella provincia italiana perché ci sembrava che il contrasto fra un personaggio che accetta una vita slow e non l'accetta neanche, in realtà non si pone neanche il dubbio, rimane proprio attaccato a dei valori, a un modo di vivere di qualche decina di anni fa. Ci sembrava che il contrasto fra il suo modo di essere e la modernità si potesse vedere di più in provincia che non in una metropoli. Perché? Perché in una metropoli tu vedi il contrasto fra un personaggio lento e un mondo veloce, mentre in provincia vedi il contrasto fra un personaggio lento e un mondo che sta accelerando, e Scanio questa accelerazione non la coglie e decide di non adattarsi a un cambio di ritmo. Il film ha una connotazione estetica nei paesaggi, anche nel tipo di personaggi, anche un po' la cadenza con cui parlano, che è chiaramente piemontese per chi è proprio dei posti, addirittura può cogliere la provincia, che è la provincia di Cuneo. Al tempo stesso non viene mai nominato il posto in cui vivono, forse perché avendo girato anche una scena, un interno in un comune, l'esterno sotto casa in un altro, la panetteria dietro l'angolo in un altro ancora, abbiamo deciso di, anche per non connotarlo troppo, relativamente un posto, cioè una storia di provincia, forse provincia del nord va benissimo, ma poi il fatto che sia esattamente in un comune, in una zona piuttosto che un'altra, credo che non faccia differenza. Il film è nato, io ho una casa di produzione in Inghilterra, ho iniziato a raccogliere qualche fondo e sono venuto in Italia per girarlo veramente a prescindere, io volevo fare quasi un esercizio per mettermi alla prova. Poi nel momento in cui ho trovato un gruppo di giovani qui di Torino che erano contentissimi di darmi una mano e il progetto prendeva forma, è entrata una casa di produzione sempre locale, tra l'altro delle zone, anche per coincidenza, proprio delle zone in cui avremmo girato, che si chiama Idea Productions, che ha reso il progetto molto più, diciamo, molto più grande, è una parola, no, rispetto ai canoni del cinema, no, però rispetto ai soldi con cui eravamo partiti, sì, e ci ha permesso di girare con più scioltezza. E poi per la post-produzione si sono aggiunti, insomma, una volta che avevamo del girato da far vedere, anche nel giro di conoscenze si sono aggiunti altri fondi. E poi a montaggio ultimato, anche la FIP, Film Investimenti Piemonte, si è interessata e pare che ci potrebbero aiutare con fondi per la distribuzione. Con la distribuzione non posso dire troppo, però stiamo discutendo, ci sono ottime prospettive, ci sono delle persone molto competenti interessate e ci auguriamo, crediamo che potremmo uscire nella primavera inoltrata del 2014 nelle sale italiane. Il film è stato presentato prima a Londra, al Renders Film Festival, dove era nominato come miglior opera prima, e ora al Torino Film Festival. Devo dire che la reazione del pubblico in due proiezioni finora assolutamente stracolme, e quindi è stato molto simile sia nel numero di persone sia nella reazione che queste persone hanno avuto. Ovviamente poi quello che cogli più di ogni altra cosa, essendo una commedia, è i momenti in cui
arrivano delle risate e poi il parere esatto di tutte le persone non puoi saperlo, però da una commedia ecco, hai un riscontro più immediato rispetto a un film di un altro tipo e devo dire che si sono assomigliate moltissimo le due proiezioni, il che mi fa pensare che forse essendo io una sintesi delle due culture, avendo vissuto per 10 anni là e essendo cresciuto per il resto della mia vita qui, credo che poi alla fine viene fuori qualcosa che sia comprensibile e accettato, in maniera piacevole da entrambe le culture. The Repairman è un film che nasce dall'osservazione, l'osservazione della società, anzi più che della società, delle persone che poi sono i componenti fondamentali della società, diciamo da una selezione di persone che contengono delle caratteristiche diverse che possono sintetizzare diversi modi di vivere la vita e di considerare l'ambizione e la realizzazione personale. La regia cerca di non mostrare mai nessuno di questi modi di vivere come un esempio. È chiaro che seguendo di più il personaggio personale è inevitabile che poi si possa pensare che si schieri un po' a favore di chi, come il nostro protagonista Ascanio, ha uno stile di vita più lento e più attaccato a certi valori antichi che non al progresso frenetico dei giorni in cui viviamo. Però al tempo stesso non propone questo modo di vivere assolutamente come una soluzione. Adesso, senza parlare del finale, e proprio perché è una commedia autoironica, il personaggio, se fosse un modello, è comunque un modello che, se viene seguito, non necessariamente porta poi a un successo.